Ciao a tutti, eccoci qua, una nuova puntata di Bricknauts, stavolta però un po' particolare, in realtà non è proprio una puntata di Bricknauts, è una puntata di Bricknauts e di Gamecast, infatti qui ho fatto un mix. Un mixone, sì, proprio Lega Nerd Super Originals questo, esatto. un Originals la seconda. Questo è Lega Nerd Originals Universe. Esatto. È un incontro, poi ci sarà anche la quella della Marvel, no? Sì, esatto, fantastico. Si incrocia tutto. In cauto acquisto, li mettiamo tutti. Tutto. Ok, e quindi niente, parliamo un po' di questo nuovo gioco in tutti i sensi, cioè videogame da un certo punto di vista e classico gioco, logicamente essendo Bricknauts parliamo di Lego, e io vi spiegherò un pochino la parte Lego e Francesco vi spiegherà la parte più importante, che è quella del lato videogame, di cui io veramente non so assolutamente nulla, sono una sola nei videogiochi, ma vabbè, questa dai, cosa ci tornerà utile, comunque, ci tornerà dai. Utile, è vero, ci tornerà utile. Ok, e quindi niente, in pratica questi Lego Dimensions sono usciti più o meno un anno fa, un anno e mezzo fa in America, esatto. Stati Uniti, secondo me erano anche in Germania, perché si trovavano già i set dalla Germania. Probabilmente in altri paesi europei, tra cui la Germania, sono usciti comunque un pelo prima, ma non in contemporanea con gli Stati Uniti, mi sa. Ah, ok. Gli Stati Uniti è stato proprio il lancio, diciamo il pilota, esatto, dell'esperimento di TT Games. Ah, quindi, sì, un anno e mezzo fa, se non ricordo male. E subito ha fatto impazzire i fan Lego, prima di tutto per quale motivo? Perché avevano un sacco di brand inediti per il mondo Lego e eccessivamente nerd, cioè vabbè, Ghostbusters, abbiamo visto qualcosa della Lego, Doctor Who, A-Team, Adventure Time, ma Lego ha le licenze bene o male per tutto. Sì, tra l'altro io mi aspetto di vedere mondo nerd. Oh, mamma mia, è una roba da droga, Sonic, E.T. e poi si parla di Supercar, Ritorno al Futuro, vabbè, ormai Harry Potter, il Signore degli Anelli, DC Super Hero, Marvel, ma no c'è anche la Marvel, pensa che c'era addirittura un gioco che era Lego Marvel Super Heroes con gli Avengers, un po' è uscito una scorsa generazione. Ma sempre dei Dimensions? No. No, Dimensions è proprio un esperimento tutto nuovo di questo ambito, che credo abbia un nome, perché ormai tutto ha un nome specifico, quindi anche un sottogenere videoludico deve avere il suo nome. E questo che genere è? Mi sembra si chiami Toys to Life ed è stato inventato dagli Skylanders, okay, quelli di Activision. Esatto. È stato poi ripreso anche da vari altri, ovviamente l'ha preso Disney, che Infinity, però ha avuto Disney Infinity è arrivato fino al 3.0, ha avuto poi una parabola molto discendente, non sono riusciti a spingere molto il brand. Chi invece è esploso in questo campo è Nintendo con gli Amiibo. Ah, perché okay, gli Amiibo di Nintendo funzionano. Ah, non sapevo questa cosa qui. È lo stesso principio, fondamentalmente la basetta sotto, guarda, possiamo farla vedere, sì, prendendo sì, un personaggio qualunque, la basetta qui sotto ha un modulo che suppongo siano quelli NFC, comunque mi sa, sì, si chiamano come tecnicismi, questi sono roba tanto roba tua, sì roba tua. No, siamo ancora più oltre il videogioco. E con questo modulo, mettendoli su una basetta, il personaggio che tu hai sulla, diciamo, la statuetta, che può essere di Skylanders, quindi dei personaggi di Activision, dei personaggi dei brand Nintendo sugli Amiibo, in questo caso dei personaggi del brand Lego, e quindi tutti i macro universi di Lego, prendono vita all'interno del gioco e ti danno la possibilità, a seconda di quelli che sono i vari pack, sì, di avere solo determinati livelli, solo i personaggi, delle sfide, oppure proprio dei contenuti aggiuntivi a livello di storia, come quello di cui andremo a parlare su Animali Fantastici. Ah, ok. Io veramente sono proprio porzioni nuove di gioco, ti si apre un mondo in pratica, esatto, letteralmente ti si apre un mondo. La cosa, secondo me, la strategia vincente di Lego in questo ambito è il fatto che sono Lego, quindi tu, sì, prima di giocare in senso stretto al videogioco e quindi di mettere sulla tua basetta, sulla piattaforma, i vari, diciamo, le varie parti che prendono poi vita nel videogioco, le devi montare. E quella è la parte che interessa a me, esatto. Infatti io ne ho alcuni, me li sto comprando, quelli appunto proprio, cioè, che non, per un collezionista come me non possono mancare, ma non ho neanche la PlayStation, non ho la console, quindi la genialata di questa cosa in un momento d'oro come quello della Lego degli ultimi anni è stato unire il lato videoludico, videogamers, e il lato appassionati Lego, di conseguenza è stato un successo inevitabile. Tra l'altro da qualche mese sono uscite alcune immagini,
è praticamente ufficiale, usciranno dei pack avanti col tempo, mi sembra che siano stagionali più o meno, insomma sì, vanno a mesi le varie ondate, wave, come si chiamano. Noi abbiamo avuto in realtà il lancio del gioco accompagnato già da un'infinità di pack, esatto, che erano già presenti negli altri paesi in cui il gioco era stato commercializzato nel corso del primo anno. Adesso però quelli di cui vi andiamo a parlare, comunque la recensione del gioco è già stata fatta su Lega Nerd, me ne sono occupato direttamente io, quindi se non l'avete letta e siete interessati a Lego Dimensions la metteremo nei commenti su YouTube, su Facebook, nella descrizione, e quindi potrete reperirla. Però questi pack qui sono proprio nuovi, sono appena nuovi, usciti. Ma mi dicevi, Francesco, che avendo tardato di un anno, ci siamo ritrovati in Italia con l'uscita a settembre di questo, esatto, di questo Lego Dimension, accompagnato da un'infinità tutti, esatto, cioè, di pack che erano già presenti, sì, sì, da un annetto nei vari shop fisici. Alcuni, ad esempio, guarda, questa è una chicca: il pack di Portal, il gioco della Valve, sì, per una questione di controversie tra i diritti di distribuzione in alcuni paesi, erano presenti, ad esempio, come dicevi te, in Germania, dove sì, sono stati distribuiti tutti con un pelo di anticipo, ma non in Italia. Quindi, a conti fatti, in Italia sono arrivati adesso e erano però disponibili già da tempo in Germania, quindi volendo uno poteva importarli. E anche se la confezione era quella tedesca, essendo poi il gioco predisposto sì, già uguale, da settembre, anche in italiano, poteva giocare la storia e le sfide di Portal, del pacchetto Portal in italiano, pur non essendo commercializzato in Italia. Quindi questo Portal non c'è in Italia, non c'è. Adesso c'è, adesso c'è, è uscito anche, esatto, okay, però c'era già da tempo. Sì, anche... sì, sì, me lo ricordo. Tra l'altro, io Portal non sapevo cosa fosse, mi chiedevo cos'è questa roba. Portal, non sai, un cavolo di videogioco. Vabbè, no, l'ultima cosa che volevo dire prima di passare la parola un po' più sostanziosa a Francesco è un paio di cose. È che vi parlavo di questi brand nuovi in arrivo, Supercar, quindi avremo Kit e il piccolo David Hasselhoff e Michael Knight in versione minifigure, avremo Beetlejuice, se non ricordo male, e poi le altre novità sono quelle più o meno che sono uscite adesso. Quindi Lego sta veramente prendendo un sacco di roba, e spero, da collezionista Lego, non da videogiocatore, che possano uscire anche dei set più interessanti di questi brand qua. La parte Lego è molto interessante, un po' particolare, non ho capito bene la motivazione, ma quando voi comprate questi pack, io non ho mai preso il pack principale, che questo si chiama lo starter pack, questo? No, questo è uno story pack. Lo story pack, cioè lo starter pack è quello di Batman. Lo starter pack, all'interno dello starter pack tu hai la piattaforma di gioco, okay, con quindi tutto il suo ambaradam di Lego da montarci quello sopra, quello tondo con tutta quella roba, esatto, la rosa, il portale, dietro, il portale, perfetto, e hai come personaggi, che sono tra virgolette un po' l'escamotage col quale collidono i mondi, mm-hmm, e si incontrano nel gioco, sono i personaggi guida: Gandalf del Signore degli Anelli, okay, Batman, sì, e la ragazza di Lego Movie, adesso non ricordo il suo nome. Wild Style, esatto, lei, sì, ok, Wild Style, e poi ci sono, quindi quello è lo starter pack, che è uno solo, esatto, e uno è proprio il gioco base, diciamo, okay, c'è il disco di gioco, e invece questi sono, questo è uno story pack, lo story pack, e ce ne sono due di story pack. Comunque, almeno nei pack, in quelli piccolini, ci sono da 3 e da 2, se non ricordo male, esatto, perché alcuni sono level pack, altri sono, esatto, expansion, dipende, esatto, da, esatto, non ci sono le istruzioni. Quindi o ve li montate guardando le immagini, sono set molto piccoli, molto carini, ma molto piccoli, oppure li cercate online, si trovano immediatamente. Comunque all'interno non ci sono le istruzioni. Per mettere alla prova le skill, forse, da montatore di Lego. Sì, di... me lo sono chiesto. Dei videogiocatori. Sì, vabbè, fate carino, qualcosa di pratico, sì, perché con joystick. Alcuni me li sono montati così, sono diventato veramente pazzo, perché non capivo, non vedevo una roba. E sono veramente uno spazio, per di più sono praticamente quasi tutte minifigure esclusive, e già costano, perché comunque il level pack da 3, parliamo di 30 euro più o meno, 29,90, il pack, sono sempre level pack questi? No. Allora, quello è fan pack, vedi, si chiamano così. I fan pack da 2 costano 14 euro, quindi parliamo di 7 euro a minifigure, in realtà c'è sempre una minifigure e una costruzione, o una minifigure e due costruzioni, che sono veramente... Oltre ad essere esclusive, sono veramente fighissime, le minifigure in particolare. Quindi gran roba per i collezionisti Lego. Per di più, per esempio, in quello di Ritorno al Futuro c'è l'Overboard, ed è l'unica. Lo guardavo prima, esatto, bellissimo. Mostralo tu, che è fantastico. Dopo magari lo facciamo vedere un po' meglio, esatto, nei dettagli che faremo anche dei vari pack.
ed è l'unico posto in cui potete trovarlo, è, se non ricordo male, il level pack o il fan pack, adesso non lo ricordo, di Ritorno al Futuro. Ce ne sono due, c'è anche la DeLorean, c'è la DeLorean, il treno, dovrebbe essere il fan pack, il treno e Doc Brown, e il level pack Marty, l'overboard con una sua intelaiatura per tenerlo in piedi, e la DeLorean piccolina, che è fantastica. Bellissimo. Veramente uno più bello dell'altro. Questo più o meno è il discorso Lego, sono già oggetti da collezione, già un sacco di appassionati ce li hanno, li tengono anche chiusi, io me li monto. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Parliamo un po' del videogioco. Se non li monti poi non puoi giocare. Cioè, potrei giocare con la basetta, che è una cosa, esatto, di una tristezza incredibile. Vabbè, esatto, piazzi lì. No. Tipo scacchiera. Esatto. Comunque, parlando del videogioco, quindi del videogioco in generale, come ho detto, ne ho già parlato nella recensione, suppongo che alcuni magari l'hanno già letta, ma molti sicuramente sapranno già, quindi non vi faccio un pippone enorme. E quando andremo a vedere adesso nel dettaglio, vi parlo un po' di tutti i vari, di quello che va ad aggiungere ognuno dei singoli pack che vi mostriamo. Tra i vari che sono usciti in questa puntata, vi mostriamo nello specifico, come dicevo, lo story pack grande, che è questo qui, di Animali Fantastici dove trovate, che aggiunge proprio tutta la storia del film. Adesso dopo spiegherò anche quali sono un po' le sorprese, le chicche che ci sono all'interno. E faccio proprio Play the Complete Movie. Esatto. E Warner, insieme a questo, ci ha mandato anche, per completarlo, dovrebbe essere quello, questo, dov'è? Qua, questo qua. È quello lì, perfetto. Il fan pack. Esatto, il fan pack in cui ci sono anche Tina e lo Swooping Eagle. Non mi ricordo come si chiama nel italiano, ma è quello piccolino che lui tira fuori e diventa, esatto, questo drago blu e verde, è molto figo. Che mi è piaciuto molto come scamotaggio il film. Sì, esatto. E poi quelle manine che usavamo da piccoli nel vetro. Esatto, quelle che trovi nelle patatine, che si attaccavano sempre al soffitto. Esatto, e mia mamma, e ti lasciavano un macchione. Esatto, mia mamma o mia nonna era lì che... via. Comunque, quindi appunto Animali Fantastici dove trovarli, che va ad ampliare quello che è lo spettro di Harry Potter, diciamo, in ambito Lego. E gli altri invece, che sono bene o male sempre sulla nostra utenza come target, abbiamo, dovrebbe essere qui quello dell'A-Team. Secondo, esatto, me è uno dei più belli, quello dell'A-Team, assolutamente. La minifigure di Mr. T, ciao, proprio. Esatto. Con la cestina, fantastico. E poi invece li ho messi proprio qui davanti, ovvero quello dei Gremlins e quello di Sonic the Hedgehog, che comunque sono abbastanza in target con noi come utenza Lega Nerd. E direi che, se te non vuoi aggiungere altro nello specifico su questa inquadratura qui, possiamo fare uno switch magico. Facciamo vedere un po', facciamo vedere un po' nel dettaglio. Facciamo, prendiamo in giro i Tommy, dai. Facciamo 1, 2, 3. Iniziamo col montare lo story pack dedicato ad Animali Fantastici e dove trovarli. Questo story pack ricalca bene o male l'offerta del pack dedicato al lungometraggio di Ghostbuster, il primo ad arrivare in questo genere per Lego Dimensions, e propone un'espansione con una nuova campagna suddivisa in ben 6 livelli che ripercorrono tutto il film, basato sulle nuove opere di J.K. Rowling, declinate però nella consueta e divertente atmosfera a cui ci hanno abituato i giochi Lego di TT Games. In questo story pack avremo un nuovo mondo avventura e un nuovo campo battaglia, la figurina di Newt Scamander e quella dello Snaso, oltre a una versione del portale ispirata al magico congresso degli Stati Uniti d'America. In abbinato poi a questo story pack, come vi abbiamo già mostrato prima, c'è anche un fan pack che comprende la figurina di Tina Goldstein e quella di Swooping Evil.
Passiamo adesso invece al level pack dedicato a Sonic, la mai dimenticata mascotte che nel corso degli anni 90 ha portato Sega sul terreno di scontro diretto con l'allora colosso da monopolio Nintendo. Il pack include un nuovo mondo avventura e un campo battaglia dedicati, oltre a un livello aggiuntivo spettacolare che si rifà al classico gameplay che tutti abbiamo imparato ad amare di Sonic the Hedgehog. Per concludere, ecco due team pack in salsa nostalgia anni 80 che ormai aleggia su tutto il mondo nerd in modo trasversale, che ci propongono Gremlins di Joe Dante, che qui rivive con le figurine di Gizmo, Ciuffo Bianco, un'automobilina radiocomandata e una macchina fotografica stile Polaroid che consentono di sbloccare nel gioco un nuovo mondo avventura e anch'essi un campo battaglia. Infine il mitico A-Team della serie televisiva originale, rappresentato da un fan pack che ci offre due modellini, tra cui anche il furgoncino GMC Vandura grigio e nero con la striscia rossa originale della serie. In termini di esperienza in game, anche qui con il posizionamento delle figurine sul portale avremo l'accesso alle due modalità secondarie dedicate mondo avventura e campo battaglia. Bene ragazzi, per questo primo esperimento di mix, diciamo, tra Bricknauts e Gamecast come rubrica Lega abbiamo... Nerd, esatto. Original Universe, Original la seconda, abbiamo concluso, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertiti comunque a montare i Lego e a spiegarvi un po' le dinamiche di questi nuovi pack di Lego Dimensions, che è davvero un bel gioco sviluppato da TT Games. Poi se conoscete bene o male i videogiochi dei Lego, hanno tutti quello stesso format, non si prendono mai troppo sul serio, però allo stesso tempo sono molto godibili, molto divertenti e bene o male giocabili da tutte le fasce d'età, perché proprio come i giocattoli Lego dai 3 ai 99 anni, quindi io sono astemio ai BTG, ti giuro, prima ancora o poi per poco, ancora no, per poco. Sì, sì, no, sono già preoccupato. Niente, i set sono veramente piacevolissimi da montare, sono stra divertenti. Il fatto che non abbiano le istruzioni, poi abbiamo capito il perché, adesso io sì, molto semplicemente loro ti danno l'istruzione del, diciamo, del main character che hai da montare, proprio più semplice, diciamo, oltre che il principale, poi le altre te le danno in game, quindi a schermo, nella schermata del gioco di Lego Dimensions, tu te lo devi montare guardando le istruzioni che ti dà lì. Ci sta. Noi in questo caso abbiamo utilizzato un po' YouTube basta che digitate 2.0. il nome del personaggio e instruction o istruzione, ne trovate quante ne volete, insomma. Non è obbligatorio avere il gioco, dai, alla fine. No, sicuramente lo fanno in chiave di invogliare tutti a giocare al gioco, però giustamente c'è chi anche per mero collezionismo, visto l'ambito Lego, può essere interessato a questi prodotti pur non avendo il videogioco. Sì. Niente, direi che siamo arrivati alla fine, vi salutiamo. Per questa puntata è tutto, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo. Sempre, comunque. Mettete un like alla pagina di Lega Nerd se non siete iscritti e continuate a seguirci in tutte le nostre varie rubriche e in tutto l'avvicendarsi di Originals di Lega Nerd. Un botto. Siamo sempre qua. Dateci una mano il più possibile. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.